Doveva essere una partita come le altre, non lo è stata perché il primo tempo non abbiamo fatto male, abbiamo subito quel gol dell'1-1 che ha un po' cambiato lo stato d'animo della squadra. Poi il secondo tempo, onestamente, abbiamo fatto un brutto secondo tempo in cui abbiamo perso un'altra volta l'equilibrio e poi l'abbiamo pagato. Abbiamo subito dei gol evitabili in cui sono stati commessi degli errori e qui in questo bisogna essere onesti. Capita, non doveva capitare oggi, è capitato, dispiace perché poi quegli errori hanno compromesso la partita, ma va analizzata in maniera un po' più generale. La fase offensiva nel primo tempo non è stata male, abbiamo fatto, a parte il gol, abbiamo avuto anche un altro paio di occasioni in cui potevamo andare il gol e così non è stato. Il secondo tempo, ripeto, abbiamo perso un po' l'equilibrio, abbiamo perso un po' le distanze, ci siamo innervositi un po' troppo e poi la fase offensiva che nel primo tempo non è stata eccellente, è rallentata ancora e non si è riusciti a produrre azioni da gol. Questa sembra una squadra che a livello psicologico ha perso delle certezze e abbia poco altro da dire ancora a questo campionato. Ma allora questa è una tua idea che rispetto, non la condivido. Però la rispetto e è giusto che ognuno dica la propria. Io dico la mia da tecnico, è un momento difficile che possono capitare in un percorso. Non dobbiamo assolutamente ragionare in quella maniera perché sennò saremmo veramente finiti. Anzi, dobbiamo solamente rimanere uniti e cercare noi di risolvere la situazione, di risolvere con una vittoria questo periodo di 2 settimane in cui le cose non sono andate. È un momento. È un momento, 2 settimane fa abbiamo vinto a Catania, è un momento in cui in queste 3 partite non abbiamo fatto bene, dobbiamo capire perché, analizzare e cercare di rimanere uniti, non disunirci in questo momento difficile. Il discorso è sia mentale che tecnico. Dal punto di vista tecnico, oggi, ripeto, non è stata una brutta partita il primo tempo, poi abbiamo commesso gli errori che hanno condizionato la partita, dobbiamo solamente continuare a lavorare per cercare di uscire da questo periodo, nulla di più. So che scotta, siamo i primi a essere dispiaciuti. So che scotta perché i nostri tifosi si aspettavano di più, il nostro presidente si aspettava di più da noi. Siamo molto delusi da noi stessi. Detto questo, la cosa peggiore che possiamo fare è mollare o iniziare a darci le colpe addosso l'uno con l'altro. Dobbiamo solamente lavorare, domani andare al campo e lavorare per la prossima partita.